Buonasera Francesco. Buonasera, Fofo. Buono. Grazie, Come ha grazie cominciato? Pometo. Ma visto che è Pasqua, io comincerei con una preghiera. E facciamo sta preghiera, amore. Addimura tanti chiedda, ma d'unnuzza bedda. Matri di un gran bambino che ne lassa o pane e o vino, e l'amore più se stessi e più l'auge e più diversi. Madonnuzza ricreata più la sua resurrezione, resta un poco la lasciata di la giusta direzione. Accominciamo buono, eccezionale. E a proposito di un verso di sta poesia, a me mi ci hai sfiduciato, aveva una trentina d'anni che mi ci sfiducevo. Perché quando domanda, perché ama o prossimo tuo come te stesso? E io l'ho domandata a tutti, parrini, biscupi, cardinala, gente del buon affare, del malaffare, ranne, nicchi. E ognuno mi ha dato una risposta, non è che mi hanno detto lo sa, tutti mi hanno dato una risposta. E sono tutte vere. Io in questa poesia ne do un'altra. Secondo me, ama il prossimo tuo come a te stesso, se ci potesse dare pure questa spiegazione. La poesia entra una parola che è mediterranea, perché la parola è automaieutica, il titolo. Maieutica però è parola greca, noi oggi siamo greci. Lo sapevo. Oh. Quindi, automaieutica. Socrate faceva maieutica, parlano con l'aut. E io invece pensavo, ma può essere che o signore ne dice di fare un'altra cosa, invece di fare la maieutica parlando con l'auge, non potremmo fare la maieutica con noi stessi, automaieutica. Talia, uno quegge, dritto un dell'occhi, con buona intenzione, più un minuto muto, e capirai così. L'altro, sei tu. Già un'altra situazione. Per chi esso serve amore? Per chi può arrivare a capirti tu stesso, da vedere il riflesso dell'occhio diverso. E a capire quanto è fornuto l'uomo e quanto è uguale a Tia. Stesso verdiscanto, stessa malinconia, stessi dolore e amore, stessi suoni e sapura, stessa luna, lo funno, lo puzzo senza funno, e stessa luce di cielo. Una poesia sonora. Umari si intitola Conto di Nabil. Umari conta un punto, la nenia cancanta, con parole di carne, da tutti parlati d'uno. Ascolta, umare, quando parla di Nabil, 5 giorni della sentina, usarbaro l'ultima mattina, ca speranza non se mangia. E disperati sbarcano, scappando a cento, come chiovenno, e ne parino in masura, sono speranza ammiscata cui dolore. Per esempio, questa è la poesia che parla, visto che parliamo di stupor mundi, di Federico.
che lo coinvolgono in questa poesia di Federico II, che lo coinvolgono in questa poesia, io li ho presi come non è un fatto realmente accaduto, però è una grande allegoria del potere, tra il potere centrale e i vari paesi, castelli, feudi che c'erano e che ci sono tuttora in Sicilia. È una storia naturalmente inventata da un poeta, e come tutte le cose inventate dai poeti, profondamente vera. Chigi di Cammarata sanno una storia riguardo a Costanza d'Altavilla e all'imperatore Federico Nicu. Federicuzzo giocava a Badarò, Papa Nuccenzo, parrino di Federico, disse alle nobili di darci Nucicu che Costanza si dichiarava in riscettizi. E così le nobili mediuse ci diettero a Costanza Cammarata. Mediuse perché cammaratisi erano ribelli. Non lo volevano lo nobile patrone, volevano stare sotto l'imperatore, che si ci dava un tanto all'annata e la città in pace era lassata. Aveva 11 anni che erano ribelli e niente ci poteva contro le mura quando si arricamparono per sventura i cavalieri tedeschi già venuti per cogliere i copi feriti. Alla vista della nobile signora e di un nipote di lo Barbarossa, trattati come sani alla sua casa, pigliarono i mura e beccarono verità, unici ribelli per la libertà. Ma un solo ci imposero uno stemma, d'una cadu serpenti all'atta, con la scritta, li so disprezza e l'auge li nutrita. Ma o popolo che sape la storia, talia sta cosa con soddisfazione. Chista la scrissi sbagliata per pungere a così belli la memoria.